Amici sportivi, ben ritrovati con Sport Cava, il contenitore settimanale che parla di Cavese e in generale della Serie D, Girone I. E iniziamo subito a leggervi i risultati di questa 24esima giornata. Agragas Agropoli 2-0, Cavese Interreggio 2-4, Città di Messina Montalto Ufugo 2-2, Due Torri Battipagliese 2-1, Licata Nuova Gioiese 0-0, Pomigliano Vibonese 2-1, Rende Ragusa 3-0, Savoia Orlandina 3-1, Torre Cuso Noto 2-1. La classifica dunque, ancora una volta con una vittoria, il Savoia continua ad avere questo ritmo da prima della classe con 60 punti, seguono Agragas 51 punti, Battipagliese Torre Cuso 41, 39 punti per Cavese e Agropoli, 38 per la Nuova Gioiese, 34 Noto, 32 Interreggio, 31 Pomigliano, 29 Montalto Ufugo, 28 punti Orlandina, 26 Due Torri, Città di Messina 24, Vibonese 23, Rende 21, 11 punti per il Licata e ultimo fanalino di coda ormai. Ha gettato alla spugna il Ragusa con 3 punti. E andiamo dunque a darvi così un commento generale a questa 24esima giornata, segnata sia dalla sconfitta inopinata, soprattutto in attesa della Cavese nel neutro di Sarno contro l'Interreggio, però, diciamo come nota positiva della domenica stessa, le sconfitte della Battipagliese e dell'Agropoli che permettono alla squadra di Chieti di non perdere terreno e soprattutto di rimanere agganciati al treno per i playoff, ma per sventure altrui. Insomma, non è sicuramente stata la giornata ideale per festeggiare in casa Cavese. Il Savoia, beh, il Savoia continua a mietere vittime sul suo percorso verso la promozione diretta nel calcio professionistico, ha battuto l'Orlandina per 3-1. Per il resto, una giornata che ha visto sicuramente le cose più interessanti appunto in queste due partite, quella della Battipagliese e dell'Agropoli, sconfitte la prima ad Agrigento contro la formazione che è la seconda del campionato e che soltanto la Cavese è riuscita a domare con tra l'altro anche una partita strana perché appunto perdeva, poi in effetti è riuscita ad avere la meglio. E soprattutto da sottolineare quest'altra sconfitta della Battipagliese con il Due Torri che continua ad essere un po' altalenante nei risultati, ma sicuramente squadra tosta, squadra che può mettere in ginocchio chiunque e lo ha fatto anche a farne le spese. Dicevamo, lo ha fatto anche questa domenica a farne le spese le zebrette. Allora, andiamo adesso a commentarvi in più con servizio e soprattutto con approfondimenti nel dopopartita, con le interviste realizzate negli spogliatoi dello Squitieri di Sarno, quello che è successo appunto sul campo sarnese, dove la Cavese, in una domenica stregata, anche tra l'altro bagnata, piena di grandine, a Sarno, senza i propri tifosi al seguito, dunque in campo neutro e a porte chiuse, ha diciamo toppato alla grande. Molti fattori che hanno concorso a questa sconfitta, in primis certamente una settimana non tranquilla, condita anche da qualche polemica di troppo, dal rammarico del presidente Manna per un ambiente che sembra essergli eccessivamente ostile. Una squadra decimata per quel che riguarda alcune squalifiche e infortuni pesanti, in primis quella di Ciro Manzi, che nel reparto difensivo è sicuramente una carta vincente e soprattutto una carta che mette al sicuro tutto il reparto. Domenica invece queste cose non sono state messe in luce, molte le defaillance, qualche errore di troppo, ma vedrete nel servizio quello che è successo.
L'esilio a Sarno non porta bene alla Cavese. La domenica del riscatto, dopo il pareggio beffa del Simonetta Lamberti con il Savoia, si trasforma in una inaspettata debacle che è una mazzata sul morale di tutto l'ambiente, dalla quale bisogna immediatamente riprendersi, pena ulteriori ripercussioni. In una cornice surreale che di calcio ha ben poco, va in scena la sfida tra Cavese e Interreggio. Allo Squitieri di Sarno, campo neutro designato dalla Lega per la squalifica inferta a Lamberti dal giudice sportivo, una manciata di spettatori, tutti addetti ai lavori accreditati, sugli spalti e i 22 in campo agli ordini del signor Paterna di Teramo. La domenica calcistica è di quelle da dimenticare e il presentimento diventa subito realtà. L'Interreggio si dimostra sin dalle prime battute intenzionato a non fare sconti agli Aquilotti e così all'ottavo minuto il migliore dei calabresi, Aliperta, impegna severamente De Luca con un tiro dal limite sventato in angolo. Dopo un lungo periodo di scaramucce senza fondi significativi, al 26esimo si ripropone il duello Aliperta-De Luca. La fucilata non è trattenuta, ma per la fortuna Aquilotta, Forgione alza sotto misura le stelle. Un minuto più tardi, contropiede ospite decisivo sulle sorti della gara. Gigliotti è affrontato in uscita da De Luca e va a terra al limite. L'arbitro viene richiamato dall'assistente Cantiani ed estrae il cartellino rosso tra le vane proteste Aquilotte. Tra i pali va il baby d'amico, sacrificato Pisani. Nemmeno il tempo di indossare i guantoni e arriva il gollonzo domenicale. Dalla tre quarti Filidolo spara senza pretese in porta, ma D'Amico si impappina e smanaccia goffamente in porta. La reazione Aquilotta non arriva. Al 32esimo, su Aliperta, esce ancora a valanga D'Amico. La formazione metelliana si fa viva dalle parti di Parisi solo al 36esimo con il giovane Montagna, che dopo una bella sgroppata tira fuori in diagonale. La superiorità numerica pesa sugli equilibri del match e al 41esimo Compagno su triangolazione di Scoppetta raddoppia, indisturbato, bruciando l'intera difesa metelliana, apparsa inadeguata non solo nella circostanza. Solo Capitan De Rosa si fa sentire nel silenzio assordante dello Squitieri e in pieno recupero restituisce un barlume di speranza ai suoi con una pennellata sul calcio di punizione dal limite che regala un gol alla Pinturicchio del Piero. A ritorno in campo, dopo l'intervallo, sono in tanti a sperare nell'ennesima rimonta bianco-blu. Intanto una violenta grandinata si abbatte su Sarno, costringendo anche le nostre telecamere a spostarsi nei distinti. Le ciambelle non riescono col buco questa volta. Al quarto minuto Montagna impegna in angolo Parisi, al 14esimo De Rosa fa tutto da solo ma la conclusione è sventata in angolo. L'Interreggio invece è molto più concreto e cinico e al 22esimo triplica. Gigliotti si infila come un coltello nel burro nella difesa metelliana e segna. L'ultima speranza per la Cavese di restare aggrappata al match se la divora al 33esimo Cosmo Palumbo. Claudio De Rosa se ne va sul fondo e lo imbecca al meglio nel cuore dell'area ospite. La conclusione si stampa sulla traversa. Al 40esimo, con la forza della disperazione, i metelliani si riversano nell'area calabrese, ma l'azione non produce risultati concreti se non altre proteste per un rigore negato. E al 45esimo, la mazzata finale. Fallo su Trentinella, lanciato a rete di D'Amico e calcio di rigore. L'estremo metelliano si riscatta neutralizzando la conclusione dell'Aliperta, ma nulla può sul suo successivo tap-in. C'è tempo ancora per l'indomabile Capitan De Rosa di trovare la sua seconda rete domenicale in pieno recupero, ma ormai i giochi sono fatti. La Cavese perde la sfida, ma non abbandona il presidente Manna la teoria del complotto. La sua gestione è invisa a tanti a Cava, ma le tende. Lui non le toglierà facilmente se non ci saranno offerte congrue. E siamo adesso al blocco delle interviste nel dopopartita, negli spogliatoi dello Squitieri, prima il tecnico della squadra ospite che era sicuramente contento di quello che era successo in campo, ma soprattutto di una vittoria alla vigilia insperata, poi insieme Chietti e il presidente Manna hanno sfogato un po' la loro delusione per questa domenica negativa, ma soprattutto, come avevo detto in precedenza, per quello che è stato il contorno di questa settimana, sicuramente da dimenticare per i colori bianco-blu. Venire a battere la Cavese fuori casa è un risultato obiettivamente, non dico insperato, però sicuramente difficile. Che poi credo che la gara sia stata
in parte condizionata sicuramente a nostro favore dalla superiorità numerica e dalla prima realizzazione. Ritengo poi, alla luce di ciò che si è espresso in campo, penso che siamo stati bravi a capitalizzare sia il vantaggio della superiorità numerica e sia comunque a sfruttare le occasioni che abbiamo creato. Alla luce di ciò che si è visto in campo, penso di non dire un'eresia nel momento in cui dico che abbiamo meritato di vincere, però è chiaro che è stata una giornata dove devo dire che già il fatto di venire qui, comunque obiettivamente, credo che un piccolo vantaggio in queste condizioni ce l'abbiano dato, e ritengo poi che l'episodio dell'espulsione credo sia stato determinante poi per il proseguo. Pur temendo molto questa gara, penso che abbiamo disputato una buona gara, con una abbastanza accorta. Abbiamo qualche problema fisico su qualche giocatore importante, perché poi anche noi abbiamo perso Papasidro, che per noi è il difensore centrale, è un giocatore importante, che era anche lui in condizioni precarie, la prima punta appunto ieri giocato con infiltrazione, ma anche lui non sta bene. Quindi per noi venire a fare un risultato pieno qui in queste condizioni credo che sia, per il nostro obiettivo sportivo, credo che sia un risultato determinante. Quando, diciamo, non c'è stata l'espulsione, penso che è stata una partita come tante altre, dove noi dovevamo aspettare il momento propizio, perché loro, è una squadra, si sono venute a chiudere, venivano a fare molto densità sotto la linea della palla, quindi ci volevano prendere di contropiede, come poi è accaduto anche, diciamo, dopo che abbiamo avuto lo svantaggio per l'infortunio al portiere, che oltre all'espulsione poi abbiamo avuto questo infortunio. Penso, mi dispiace ripeto, perché poi dopo si è ben distinto, perché entrare al freddo già per un portiere fatto, come si suol dire, un portiere di esperienza, non è facile, e quando poi entri che sei anche un 96, penso che sia ancora un compito più arduo. Però voglio dire che comunque noi abbiamo perso una partita dove però la reazione c'è stata, dove 10 uomini abbiamo comunque cercato di raddrizzarla, poi c'è sempre la solita cantilena che magari qualcuno mi può dire, però penso che qualcuno a noi ci vuole male, perché non è possibile. O sono scarsi, io mi assumo tutte le responsabilità, secondo me gli arbitri di questa categoria o sono talmente scarsi oppure c'è qualcosa che non va nel sistema, perché non puoi buttare a vento. C'è qualche rigore non concesso a parte la cessata, secondo me all'espulsione è inesistente di De Luca. Innanzitutto se è stato fatto fallo, che non è stato fatto un fallo, perché De Luca ha un ginocchio gonfio, praticamente un giocatore l'ha colpito lui a De Luca, però c'è Mazzei subito dietro, quindi non parliamo di ultimo uomo. Quindi se c'è un fallo, magari c'è fallo dal limite con ammonizione, ma l'espulsione sicuramente ha rotto un equilibrio che poi è stato fondamentale, perché dopo l'espulsione poi è dovuto entrare un portiere che comunque ha freddo, dove abbiamo avuto l'infortunio, siamo andati sotto, e poi per loro era tutto più facile, visto e considerato che sono venuti a giocare tutti dietro la linea della palla, di partire in contropiede magari con un vantaggio. Quindi io penso che alla fine, al di là di, diciamo, degli errori, però le partite, se non si commettono gli errori, finiscono 0-0. Quindi gli errori sicuramente sono da evidenziare e sono da lavorare, perché comunque abbiamo commesso dei grossi errori. Per me, mo magari ci rivediamo, però ultimamente siamo un pochettino avendo degli arbitraggi, ma non voglio dire contro, perché magari uno mi può anche dire questo quando perde, quando pareggia, contro di noi, però magari ci mandassero qualcuno all'altezza della situazione, non magari arbitraggi che comunque influiscono, perché l'arbitro può decidere tutto, se farti uscire o non farti uscire nemmeno dall'area di rigore. Noi non ci dobbiamo nascondere, perché alla fine noi siamo, come si dice, siamo una squadra, al di là dell'età, noi avevamo
solo due over in panchina, poi il resto tutti under. Se vedete la loro distinta invece sono tanti over, quindi un po' di esperienza più c'è. È normale che questa squadra dovrebbe essere più non attaccata quando non c'è motivo di essere attaccata, e dove poi è giusto avere anche le critiche quando magari lo meriti, perché comunque anche le critiche quando sono costruttive ti fanno dare qualcosina in più. Però io penso che ci sono tante cose, pure il fatto di giocare a campo neutro senza il tuo pubblico secondo me influisce in una gara, perché è un ambiente un po' anomalo anche per i giocatori stessi, trovare quelle motivazioni che poi ti fanno dare qualcosa in più. Infatti noi siamo andati sotto, avete visto il carattere della squadra, come ha reagito, e sembra che eravamo noi 11 e loro 10, perché poi alla fine loro di contropiede, magari con qualche anche irregolarità, hanno fatto il terzo gol. Quindi io parlerei più di adesso di un momento che ci dobbiamo un attimino stringere tutti insieme e uscire fuori da questo, da questa cappa di pessimismo e di magari anche un pochettino di sfortuna, se me lo consentite. Questo periodo veramente non c'è più che cosa ci possa capitare. L'infortunio del portiere, che giustamente è giovane, è entrato, ci sta anche quello, però veramente noi stiamo combattendo contro tutti, perché una partita del genere è condizionata dall'arbitro. Io credo che il risultato sul campo sia stato condizionato esclusivamente dall'arbitro. Poi i ragazzi, come al solito, hanno avuto la loro reazione, però comunque non era facile giocare su un campo così, con degli avversari così, che ce l'avevano messo lì. Sembrava quasi di riuscire a fare l'ennesima impresa, però purtroppo non c'è riuscito. Per quanto riguarda le vicende societarie, io approfitto anche per chiarire dei punti. Principalmente, che giustamente influiscono sull'ambiente, sui giocatori, anche perché poi si sentono sempre delle fantasie ricorrenti. Innanzitutto voglio chiarire che la Cavese non è che milita. L'altra volta ci siamo visti, ne abbiamo parlato, ne abbiamo detto, facendo anche delle critiche, dicendo se questo non sta bene, quello non sta bene, quell'altro non sta bene, non siamo ben accetti. Noi per il bene della Cavese siamo qua. Se c'è qualcuno che vuole rilevare la Cavese, noi siamo a disposizione. Per il bene della Cavese ci sediamo, facciamo i conti. Noi non vogliamo né guadagnare, né speculare, né approfittare, né niente. Mi sembra giusto che venga riconosciuto alla società quello che abbiamo fatto da un anno e mezzo, lavorando, pagando, subendo, sacrificandoci, organizzandoci, settore giovanile, giovani tutti di proprietà. Stavamo all'ultimo posto, stiamo al terzo, al quarto con il playoff. Noi questo abbiamo detto, non abbiamo detto noi vogliamo regalare, vogliamo vendere per forza, o vogliamo regalare la Cavese. Attenzione, quindi questo abbiamo detto, se no noi altrimenti andiamo tranquillamente avanti con il nostro programma, con il nostro lavoro. O la vendiamo al miglior offerente, o continuiamo il nostro lavoro come stiamo facendo, o ci sono tante altre soluzioni. Quindi voglio precisare ancora questa cosa, prima cosa. Per quanto riguarda la situazione del debitore della Cavese, ma i veri debiti sono i 12.000 euro che noi abbiamo col comune. Gli altri, qualche debito commerciale, ma ci sta, normale, non è che non paghiamo. Le famose vertenze, che voi sapete benissimo che ci sono 45.000 euro di vertenze, che sono sempre cose precedenti, relative, se non una piccola parte che spetterebbe a noi. E la stiamo valutando con i nostri legali, se si devono pagare, non si devono pagare, se devono rinviare, se devono. Voglio dire. Ma non è che la Cavese ha debiti, voglio dire. E poi anche questi famosi 10, che poi mi sembra che sono 10.900 euro della decisione, con il comune, non è che noi non vogliamo pagare il comune, attenzione. Il problema è un altro, perché abbiamo sempre pagato. Il problema è un altro, che noi, come già vi ho detto l'altra volta, da 8 mesi a questa parte, 8-9 mesi a questa parte, che abbiamo speso soldi per il progetto. Avanti, indietro, ecco qua, ecco là, stiamo aprendo le busse, il bando dal mese di giugno è stato spostato a settembre, il 30 settembre non si sono aperte le buste, si riaprono a dicembre, si tengono un mese e mezzo, due mesi le carte davanti, poi alla fine ci viene detto che la Cavese non ha a meno competenza territoriale di una scuola calcio. Allora il problema è questo, noi abbiamo aspettato, avendo avuto questa risposta, ma Cava e i tifosi di Cava e tutti dovrebbero essere contenti di questa nostra risposta.
contestazione, perché se noi non abbiamo le strutture, i campi su cui allenarci, ma come possiamo fare un progetto, come possiamo fare un settore giovanile, come possiamo far lavorare con tranquillità la prima squadra, che loro lavorano col timer in mano e devono scappare, come si può fare una scuola calcio? Quindi la nostra è una protesta verso le istituzioni, verso il comune, non è che non lo vogliamo pagare, mi pare che abbiamo pagato anche l'ultimo stipendio, sono stati pagati tutti i giocatori, la Cavese non ha, Cavese non ha debiti, ripeto, se non delle sciocchezze o delle cose lucrative, ma voi dovreste essere contenti che noi persone serie vogliamo fare un programma, un progetto sui campi, e se non ci danno le strutture e se la Cavese non ha competenza territoriale, questo è il discorso, ma noi che ci facciamo? Cioè come lavoriamo? Come possiamo lavorare? Perché noi non siamo le persone che vengono a Cava per prendere, per rubare, per comprare o vendere le partite, no, noi vogliamo fare il calcio, vorremmo fare il calcio. Allora sono importanti questi punti da chiarire. L'ultimo, situazione, non vogliamo, non è che vogliamo vendere, però per il bene della Cavese, visto che non siamo accettati, che ci abbiamo tutto contro, se c'è qualcuno, ma costruttivo, positivo, che di banditi che vorrebbero prendere la Cavese, ci portano anche i soldi, ce ne stanno tanti. Ma noi siamo persone serie, non vogliamo lasciare la Cavese in mano ai banditi del calcio. Magari imprenditori più bravi, più accetti, più importanti di noi, che ben vengano, ci riconoscono quello che mi sembra giusto che debba essere riconosciuto, e noi siamo sempre felici e con lei siamo sempre tifosi della Cavese. Perché noi siamo gente seria. Se noi domani mattina vogliamo cedere la Cavese ai banditi, ma cediamo, ma ci portano i soldi, il problema non è che ci portano, anzi, voglio dire, pure di più. Questo è il discorso, quindi questi sono, e poi anche l'ennesima fantasia che si è sentita, che noi abbiamo rifiutato un'offerta di 250.000 euro. A noi non c'è stata fatta nessuna offerta in denaro, c'è stato solo detto ci vuoi dare la Cavese, noi paghiamo solo i debiti. Ma secondo te, io mi sono cresciuto, abbiamo portato questa squadra da dove stava a come sta, io ti do la Cavese, ti regalo la Cavese, ma stiamo scherzando, cioè voglio dire, e io questa Cavese la chiudo, la facciamo fallire, la ritiriamo dal campionato, ma io non te la do a queste condizioni, voglio dire. Quindi noi non abbiamo rifiutato nessuna offerta, ma non di 250, nemmeno di un euro ci è stata offerta a noi, ci è stato solo detto ci date la Cavese, no noi ci prendiamo i debiti, anche in malo modo devo dire, anche gestita male. Mi dispiace di questi imprenditori che hanno avuto un interlocutore secondo me non all'altezza, ma a noi ci dispiace essere ancora mortificati, umiliati nel nostro lavoro che noi stiamo facendo. Chi dovrebbe dare una mano alla Cavese non ce la dà, e poi non vi voglio ripetere, poi c'è tutta una situazione ambientale intorno che effettivamente non è che poi faccia bene alla Cavese. Però spiegatemi voi, se noi abbiamo sempre tutto e tutti contro, noi stiamo lavorando male, loro lavorano male, ma ripeto, ce ne volete fare andare, il problema non c'è assolutamente, ripeto, non vogliamo né spopolare, né guadagnare, né approfittare, mi sembra solo giusto che ci venga riconosciuto una parte di quello che noi abbiamo investito. Adesso vi proponiamo i servizi che abbiamo a disposizione in questa trasmissione, in primis con Agragas Agropoli, una partita, dicevamo, vinta dagli agracantini, ma soprattutto una sconfitta dell'Acropoli che non permette alla squadra dei Delfini di avvicinarsi, se non scavalcare appunto la Cavese, e adesso a pari punti con la formazione Aquilotta, e nel prossimo turno c'è questo derbissimo che segna la 25esima del girone I e che sicuramente dirà molto di più delle velleità di queste due squadre di lottare fino alla fine per conquistare uno di questi posti per questo simbolica coda di campionato che dovrebbe permettere così di creare una classifica delle migliori per un potenziale possibile salto di categoria attraverso i ripescaggi. Vediamo il servizio. Ah!
Torna al successo in Serie D Latragas, la vice capolista del girone I, grazie ad un secondo tempo perfetto, batte nettamente 2-0 l'Agropoli, quarta forza del campionato. Al match assistono un migliaio di spettatori, curva sud semideserta per la protesta degli ultra contro la dirigenza, colpevole di non aver punito il portiere Valenti dopo il vivace battibecco con i tifosi al termine della gara contro la Cavese. Latragas in maglia rossa, di una formazione quasi al completo, Pirozzi, tecnico dell'Agropoli, schiera una squadra super offensiva. L'11 di casa fa la partita e con Arena sfiora il vantaggio al quarto minuto. Ospiti ben messi in campo e autoritari a centrocampo. Latragas, che non vince da quattro partite, cerca un'insistenza il gol del vantaggio. Al 28esimo ancora Arena, non riesce a superare Carezza. Al primo vero affondo l'Agropoli rischia di passare. Minuto 33, contropiede di Ragosta che serve Tarallo, ma l'attaccante non riesce a buttare dentro a porta vuota. L'arbitro Muraglia di Verona caccia dal campo il tecnico Rigoli per proteste. Al 43esimo rete annullata da Arena per un fuorigioco. I tifosi non ci stanno e gli animi si surriscaldano in tribuna coperta. L'intervento dei carabinieri riporta la calma. La ripresa è di chiara marca cragantina, ma prima Tarallo al terzo minuto sfiora il gol. Un minuto dopo Latragas sblocca la gara, punizione cross di Arena e deviazione vincente di Roberto Assenzio. L'Agropoli al settimo rimane in 10, espulso per doppia ammonizione D'Attilio. I padroni di casa falliscono il 2-0 con Straniti al decimo, bravo Carezza. Poi al minuto 12 Ragosta di testa impegna severamente Valenti. Altro gol annullato a Latragas al 14esimo, segna in fuorigioco dubbio Saraniti. È regolare invece la rete siglata dall'attaccante palermitano al 22esimo, ancora un assist di Nicola Arena. Latragas mette in cassaforte la vittoria, al 25esimo testa di Tarallo e salvataggio sulla linea di Assenzio. Al 30esimo Arena sfiora il 3-0, poi non accade più nulla e Latragas conquista l'intera posta in palio. Abbiamo ancora in scaletta un altro servizio ed è quello tra Torre Cuso e Noto, una vittoria casalinga per il Torre Cuso 2-1, vediamo. Nel giorno del compleanno del patron Andrea Rillo, il Torre Cuso si regala il successo interno ai danni del Noto. 2-1 il finale per gli uomini di Silvano Fiorucci, che vincono questa gara e si portano al terzo posto in classifica. La squadra di casa parte fortissima, al terzo già in vantaggio, spizzata di La Cava, Zerrillo si inserisce sul filo del fuorigioco, serve al centro, accetta che insacca a porta vuota. Nonostante il vantaggio, il Torre Cuso continua ad attaccare. Al settimo Aracri, cross morbido, La Cava si allunga ma non riesce ad arrivare con la testa. Al 13esimo è ancora Torre Cuso, La Cava controlla dei 25 metri, il tiro è forte ma la palla è alta di poco. Non si ferma il forcing dei rossoblù, che al 16esimo sfiorano nuovamente la rete, ancora con Mario La Cava, che dal limite dell'area conclude di sinistro e chiama il portiere ospite ad un grandissimo intervento. Nel miglior momento per il Torre Cuso arriva l'inatteso pari del Noto. Il gol è di Mandarano, che ringrazia Minichiello, che prima esce malamente, poi non riesce a contenere la girata del numero 10 ospite. Subito il gol, il Torre Cuso ci mette un po' a reagire e nel finale di tempo sfiora il nuovo vantaggio. Ripartenza costo costa di Diego Zerrillo, che prima viene murato, poi allarga a destra per Pecora, che al centro trova nuovamente Zerrillo, che in spaccata mette alto. Si va a riposo sul risultato di 1-1, immeritato per quello che si è visto durante il primo tempo. Il primo sussulto è al 13esimo, punizione di Cersosimo, la palla leggermente deviata colpisce il montante e termina in angolo. Al 18esimo il Noto si fa pericoloso, punizione dalla tre quarti di D'Angelo che conclude di sinistro ma la palla termina a lato. Dal 20esimo in poi è un monologo dei padroni di casa. Al 20esimo appunto, giocata ad alta scuola di Aracri, che salta due atleti d'un sol colpo e tira dalla distanza, la palla termina a lato. Al 21esimo La Cava è straripante, ma spara sul portiere in uscita. Sulla susseguente azione al 23esimo, lancio di Cersosimo per Zerrillo, che in corsa conclude di destro alto. Il Torre Cuso tenta il tutto per tutto, Fiorucci inserisce Valeriani per Pascuccio nel tentativo di dare maggiore sostanza alla prima linea.
Così al 32esimo il nuovo entrato Cavezza fa il fenomeno sulla fascia sinistra, salta due uomini e conclude, ma il portiere gli sbarra la strada. Sul susseguente calcio d'angolo il Torrecuso trova nuovamente il vantaggio. Angolo di Cavezza, la cava alza uno spiovente che Colarusso in spaccata gira nella porta avversaria. Ottenuto il nuovo vantaggio, il Torrecuso gestisce al meglio il risultato appena maturato e senza correre ulteriori rischi porta a casa tre punti fondamentali per la propria classifica. E siamo arrivati al termine di questo appuntamento, come sempre però vi leggo il prossimo turno, il tabellino della 25esima giornata, Agropoli-Cavese, match clou di questa giornata, Battipagliese-Città di Messina, Comprensorio Montalto-Licata, Interreggio-Savoia, Noto-Rende, Nuova Gioiese-Agragas, Orlandina-Pomigliano, Ragusa-Due Torri, Vibonese-Torrecuso. Con questo è tutto dunque, grazie per la cortese attenzione, l'appuntamento è una prossima trasmissione.